Ragazzi, benvenuti sul mio canale. Come promesso nello scorso video dove ho presentato il Ninebot S2 con la seconda batteria, oggi vi mostro il perché prendere la seconda batteria. Io l'ho installata da oltre 100 km, avevo un'esigenza un po' particolare, facevo molti chilometri, la seconda batteria mi ha aiutato a non dover portarmi il caricabatterie a lavoro. Quindi in realtà 40 km di autonomia anziché 25, 30 km orari e qualcosina in più a volte, 32, 33 anziché 25, quindi in realtà mi ha portato moltissimi vantaggi. Perché vi spiego come montare la batteria? Perché non è così semplice, perché in realtà è pieno di viti, però Ninebot vi fornisce tutte le viti, le brugole all'interno per smontarlo e rimontarlo. Ma ci vuole un po' di manualità, perché in realtà va smontato parecchio. Io ho già montato la prima basetta, ho già scollegato i capocchi, perché in realtà quei capocchi, avendola già montata, li ho smontati, sono già qui dentro. I pezzi da smontare sono questi qui, che sono le varie coperture che ci sono per i vari connettori. Il Ninebot è già predisposto per montare la seconda batteria, e vi assicuro che montare la seconda batteria, per quanto brutta esteticamente, perché insomma è un bel carciofone, pesa più o meno 2 kg, 2 kg e mezzo. Le due chiavi a brugola che sono già comprese all'interno del kit, vi consiglio un set di brugole per fare più forza, un cacciavite a croce, un cacciavite da elettricista molto piccolo a taglio e, in caso, un cacciavite di precisione. Coprivano tutto quello che ho smontato, in realtà sono molto semplici da staccare, piccolo cacciavite a taglio di piccole dimensioni, un po' da elettricista o da un micro cacciavite a taglio, una lieve pressione e si smontano e vengono subito fuori. Non è per nulla complicato, un tappo qui e poi le varie viti. In realtà qui sono montate 3 viti sulla piastra per la seconda batteria, ma trovate voi già montate sul mozzo dello sterzo le tre viti originali, che vanno asportate. La seconda batteria in dotazione ha già le viti più lunghe per supportare questa piastra. Una volta montata la piastra, questo è il vostro connettore della batteria. Lo trovate, questa è la femmina, trovate il maschio in fondo alla batteria. Va alloggiato perfettamente dentro, la batteria è ovviamente già carica, ok? Lo appoggiate direttamente dentro e fate una leggera pressione, in questa maniera. Lo mettiamo su, ci sono già le sue sedi. Si fa una leggera pressione, la batteria si tiene già su da sola, quindi nessun tipo di sforzo. Si avvitano le due viti che sostengono la batteria alla piastra, si aggiungono i due tappini, ma adesso vi faccio vedere, e la questione praticamente è fatta. Non vi sto a far vedere che avvito le viti, comunque lo facciamo, vi faccio vedere il risultato finale. Una cosa importante, il perché la seconda batteria. Io faccio circa 7-8 km per andare a lavoro, tutti di fila, tutti sullo sterrato come vi dicevo nel primo video, tutti tra i sassi, ma c'è anche un po' di salita. Ecco, la seconda batteria mi permette di non mettere giù un piede per salite lunghe 200-300 metri e di dipendenza abbastanza forte. Quindi in realtà io oggi non metto giù neanche un piede per fare 6 km. Quindi vi assicuro che è di una comodità tremenda, ha una propulsione, un'accelerazione folle. Viti molto lunghe, ci vuole un po' per filettarle. Vi raccomando, stringetele molto bene. Io poi mi aiuto con questo tipo di set di brugole comprato per Bomberland, perché in realtà con questo faccio molta più forza, perché faccio leva, sono già le sue rondelle all'interno che vi permettono di fissarla. Il perché poi bisogna fissarle molto bene, perché già dopo un centinaio di chilometri tutta la bulloneria e le viti del Ninebot si stanno smollando, quindi un giro di manutenzione bisogna farlo, ma poi farò anche un video su tutta la manutenzione che bisogna fare. Tappini,
tappini sono fondamentali perché rendono impermeabile tutto. Tappino 1 e tappino 2 non aderiscono perfettamente, ma non preoccupatevi che non saltano via perché sono molto cicciotti, quindi si inseriscono all'interno come vedete qui e quasi spariscono, ma un pochino si vedono. Qui rimane il vostro punto dove andare a caricare la vostra batteria e qui la batteria è carica. Una volta collegata, vedete sull'app, andate a vedere che vi comparirà la schermata della seconda batteria e lì lo vedete nel filmato che vi ho fatto vedere, troverete poi il link qui sotto. Batteria acquistata su AliExpress, vi metterò il link in descrizione. La batteria è originale, è un'ottima batteria, per adesso 00 problemi, quindi seguitemi, mettete mi piace sul video, vi raccomando, se avete bisogno di informazioni maggiori su come fare manutenzione o altre informazioni scrivetemi sotto, io risponderò o farò un video per aiutarvi a risolvere qualche problemino, perché dopo un po' i problemini escono. Ve ne dico due: uno, lo sterzo che si muove, il cigolio, come vi ho fatto vedere anche nel video prima, tutta la parte da oliare, la parte meccanica da oliare, sia sotto che qui davanti, e soprattutto lo schermo che ormai è iniziato a diventare abbastanza ballerino. Adesso credo che si veda, però dopo un po' i numeri non si vedono completamente, quindi qualche problemino inizia ad uscire. Faremo dei video anche per come sistemare questa cosa qui. Grazie mille, grazie a tutti, scrivetemi e mettete mi piace. Grazie ragazzi. Collegato i capocchi, perché in realtà